Alessia Montani, Mama Art, una presenza pragmatica qui a Palazzo Brancaccio, nel senso che non ha portato soltanto se stessa, la sua esperienza, la sua professionalità, ma anche tutte le opere di cui si occupa in questa straordinaria galleria e questo progetto artistico che è Mama Art. Alessia, intanto questa sera presentiamo che cosa su questo desk meraviglioso che abbiamo già avuto modo di riprendere? Allora, presentiamo il profumo Ricordati di fiorire, il cui concept è stato studiato dall'artista valdostana Chicco Margaroli. Domani si presenterà in anteprima con una sua mostra personale nel nostro spazio di Roma, via dei Banchi Nuovi 21A. E devo dire che è un'opera molto particolare, in quanto verrà presentato un video che racconta il concept proprio di questo oggetto, che racchiude una fragranza molto particolare. Sul desk però abbiamo tantissime esperienze artistiche. Faccio soltanto un esempio: anelli molto particolari, svuota tasche in ceramica, non solo, etichette veramente molto molto particolari, elaborate, dell'artista Sorvino. Ecco, cosa ha portato a scegliere questi oggetti, queste opere d'arte piuttosto che altre? Ma intanto le opere d'arte sono di artisti che fanno parte della scuderia di Mama Art, che viene selezionata da un comitato scientifico, in particolare dal presidente dell'Associazione Amici della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Maddalena Santeroni, con la quale selezioniamo gli artisti, le opere da rappresentare insieme alle eccellenze italiane, quindi vini ed etichette di vine, profumi, moda. Infatti domani presenteremo anche le scarpe Colosseum, che sono ovviamente un omaggio a Roma, realizzate sempre dall'artista Chicco Margaroli, mentre con Valeria Corvino siamo stati a Miami proprio la settimana scorsa per Art Miami, dove è stata battuta un'asta per solidarietà durante l'Art Basel di Miami. Con l'artista invece Giulio Rigoni, ad esempio, abbiamo realizzato i tessuti d'artista per questi abiti, con cui realizzeremo delle sfilate prossimamente. Quindi il binomio arte e moda è molto forte. Grazie Alessia Montani.